Sì, torna a Fano la festa dell'Unità che il Partito Democratico ha organizzato ed ha voluto fortemente per ricreare un po' il contatto con i cittadini e per creare quella partecipazione popolare che un tempo era parte integrante del partito di centrosinistra. Quindi il 19 e il 20 settembre presso i locali della Combattente di Fano si riproporremo questa manifestazione con tanti dibattiti, tanti incontri, tante attività rivolte ai bambini, ai giovani e ai meno giovani. E partiremo subito sabato con l'inaugurazione alle ore 16 e il primo incontro con i tre sindaci delle città principali della provincia, Fano, Pesaro e Urbino, per poi proseguire con un incontro con l'onorevole Alessia Morani e l'assessore Marina Barnesi per le politiche sull'immigrazione e per l'integrazione degli immigrati nella nostra città. Poi la serata proseguirà chiaramente con l'intrattenimento musicale dell'orchestra Le Mirage, che ci suoneranno insomma in liscio e tutti i loro brani più importanti, e saranno aperti gli stand gastronomici con buona cucina e quant'altro. Per quanto riguarda la giornata di domenica invece? Domenica partiremo alle 16.30 con il Presidente della Regione Marche Luca Ciriscioli, che accompagnato dal Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi e dai segretari del PD di Fano e di Pesaro, della provincia di Pesaro, ci parleranno del futuro delle Marche e del Partito Democratico. E proseguiremo con un incontro con i capigruppo di maggioranza, quindi a carattere prettamente locale, e concluderemo con un incontro invece di caratura nazionale grazie al senatore Davide Zoggia del PD, che ci farà compagnia nell'ultimo incontro della serata. E poi spazio chiaramente ai bambini con dei laboratori creativi, ai giovani con dei tornei di calcio balilla e calcetto, e tanta buona musica. Anche la domenica ci farà compagnia Alta Marea Band con musica degli anni 60-70 e, come abbiamo già detto, buon cibo e tanto divertimento. Quindi veniteci a trovare alla Combattente 19 e 20 settembre.